Allora ragazzi, continuiamo. Volevo farle. Quindi ragazzi, continuiamo questo bel gameplay su Power True di Assassin's Creed Odyssey. Benvenuti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commento. Come al solito, ve lo dico e ve lo ripeto. Dai! Forza! Forza! Ma non so se faccio una sincronizzazione. Vabbè. Si usa a distanza. Prendiamo usa la carica dell'energia.
Ci vuole la piattaforma. Sistema i bombocci una volta per tutti. Vieni, sistema poi te e poi fine lui. Coco! Stai fermo.
centro. Coco. Despedi, ciao ciao. Esci il bene che faccia effetto. Devo dargli la caccia. Hola. Seguimi! Seguimi! Che gli dei ti benedicano, Bipede. Io sono Zoe, figlia di Artemide. Grazie per avermi liberata dagli abitanti della roccia. Chi sono quelli che chiami abitanti della roccia? Sono venuti da quest'anno fa. Hanno abbattuto le nostre foreste e scavato per costruire i loro edifici di roccia. Bipede, in alternativa a cosa? Ai nostri fratelli e sorelle quadrupedi, ovviamente. Siamo tutti uguali, le nostre anime sono affini. Io non ci ho mai riflettuto. Dovresti. Tu e io abbiamo istinti animali. Si impara qualcosa ogni giorno. Sembravi in difficoltà. Ho pensato di darti una mano. Ero in inferiorità numerica, non potevo fuggire. Ora che sono libera, preparerò la nostra vendetta contro gli abitanti della roccia. La nostra vendetta? Chi altro è coinvolto? I miei fratelli e sorelle quadrupedi, le creature dei boschi. Ci vendicheremo degli abitanti della roccia che hanno occupato la nostra isola. Gli abitanti della roccia hanno molte armi e difese. Non saranno bersagli facili. È per questo che ho bisogno dei miei amici pelosi. Li libererai come hai liberato me? In cambio del tuo aiuto, ti darò il mio arco migliore. Gli animali non devono stare in gabbia. Sapevo che siamo spiriti affini. I miei fratelli quadrupedi sono prigionieri in due accampamenti nella zona deforestata. Liberali tutti! Consideralo fatto. La sua famiglia è tenuta prigioniera nella zona deforestata. Italia legna. L'accampamento.
Deve essere l'accampamento dei taglialegna. Dove saranno le gabbie? Cazzo. Io appena sono pronto a battermi la corda. Facciamo così. Per evitare rottura di palle. Mi libero. I lupi saranno affamati quando li libererò. Devo fare attenzione. Ti credo. Piano, quadrupede. Zoe è mia amica. Piano, quadrupede. Non mordere. Sono qui per liberarti. Fino alla morte! Dai. Dai, sciocchi. I lupi fanno il resto. Sbranano gli stronzi e mi liberano dalle palle. Piano, quadrupede. Zoe è mia amica. Zoe vorrà sapere che i lupi sono tutti liberi. Senza uccidere nessuno. Io però, ma i lupi sì. Stupido cavallo. Ho liberato tutti i lupi. Ma erano inferociti e mi hanno attaccato. Ho dovuto difendermi. Dovevi liberarli, non ucciderli. Pensavo che stessi dalla nostra parte. Almeno sono morti liberi e non in gabbia. Quelli che hai liberato mi aiuteranno a vendicarmi degli abitanti della roccia. Bipede, grazie ancora per aver liberato la mia famiglia. Ma c'è l'ora che si arriva anche alle 50 ci stiamo un po' di stranzi.
Grazie agli dei, un Mistios. Che succede? Hanno ucciso mio marito e rapito i miei due figli. I banditi hanno occupato la nostra fattoria nella foresta delle lacrime e temo che li vogliano schiavizzare. Di solito i banditi si spostano da un luogo all'altro. Non hanno fattorie e non hanno schiavi. È vero, ma la fattoria non è sempre stata nostra. Davamo dei soldi ai banditi per poterci restare e quando non siamo più riusciti a pagare... I banditi sono ladri violenti. Che cosa vi aspettavate? Non pensavo che sarebbero arrivati a questo. Farò di tutto per i miei figli. Ai banditi non importa ciò che è giusto. Ora lo so. Sei sicura di non dovermi dire altro? Hai ragione. Mi dispiace se ti ho nascosto la verità. Troverò il modo di ricompensarti se salverai i miei figli. Ti aiuterò. Ma la prossima volta pensaci bene prima di prendere accordi con i banditi. Sia lode ad Atena. Lo farò, grazie. Dove posso trovare la fattoria? È una coltivazione di mastica a sud della città, nella foresta delle lacrime. Dove pensi che abbiano portato i tuoi figli? Quando i banditi mi hanno liberata per riscuotere le dracme, i miei figli erano rinchiusi nella fattoria. Uno è nella casa e l'altro in un capanno sul retro. Questi banditi, che genere di accordo avevi con loro? Ci hanno dato una fattoria da gestire. Dovevamo dividere i profitti con loro, ma la fattoria non era abbandonata. I banditi avevano ucciso i proprietari. Esattamente quanti sono i banditi? È successo tutto molto in fretta, ma direi una decina. Vado alla fattoria e vedo cosa posso fare. Fai in fretta. Occupati dei banditi e salva i miei figli prima che sia tardi. Bella mossa, ragazzi. Fabbro. La fattoria è a sud di Kio, nella foresta delle lacrime. Vediamo quando vuole il fabbro per la matriola e le frecce. Me servono tante frecce, un sacco di frecce. Come posso aiutarti? A tutti i soldi. Thank you.
Sono un sacco di alberi abbattuti. Su una nave serve sempre della legna. Tutti sanno che la legna migliore viene da Kio, ma il bastardo che governa Lesbo continua a vendere i nostri prodotti ad altre città. È sempre più influente e il nostro profitto cala. I capi hanno le loro ragioni. Forse questo commercio è più utile di quanto tu pensi. Come può il nostro legname essere utile a rafforzare le flotte delle altre nazioni? No! Ha a cuore solo i suoi interessi, e non quelli di Lesbo. Allora non è un buon capo. Esatto. E se rimuoviamo l'origine del problema, il problema scomparirà. Il popolo di Lesbo merita di beneficiare delle risorse della sua isola. Se ti assoldo, ci aiuti? Posso aiutarvi a togliere di mezzo il problema. Dove posso trovare il capo di Lesbo? Vive a Mitilene. Quando non è a casa sua, ispeziona le truppe nel forte o prega il suo dio. Insomma, qualsiasi cosa pur di non lavorare sul serio. Lesbo è ricca di risorse. Perché il capo avrebbe bisogno delle risorse di Kio? E Zeus mi fulmini, scusa. Continuiamo ad abbattere i nostri alberi e a uccidere i nostri animali per Mitilene. Presto non resterà più nulla. Toglierò di mezzo il problema di Mitilene per voi. Quando avrai finito, invierò la ricompensa alla tua nave. Devo cercare il capo a casa sua, al forte e al tempio. Finché non mi vedono, sono al sicuro.
Su, bello. Che succede? Ho dedicato la mia vita a diventare una figlia di Artemide, ma mi hanno detto che non sono abbastanza forte per loro. Seguire gli altri è sintomo di debolezza. Ma ho seguito Artemide così a lungo. La tua vita ti appartiene. Se hai perso il tuo scopo, trovare un altro. Una nuova ragione di vita. Non so nemmeno da dove cominciare. No, non mi arrendo così facilmente. Ho un'idea. Cosa? Mi unirò a loro lo stesso. Mi infiltrerò nel loro villaggio e vivrò con loro. Mi aiuterai? Ti darò tutte le dracme che ho. Ti aiuterò. Le figlie di Artemide sono pericolose. Se dovessero scoprirti... Correrò il rischio. Procurami la loro armatura, un copricapo e gli stivali. Dove trovo gli stivali? C'è una grotta nelle scogliere sul lato ovest del villaggio delle figlie. Ci addestrano le nuove reclute. Lì mi hanno messa alla prova, ma ho dovuto lasciare gli stivali quando mi hanno cacciata. Dove posso trovare l'armatura che cerchi? Appena a sud del villaggio delle figlie c'è un piccolo avamposto. Lì troverai delle armature. Non è ben sorvegliato. Bene. Ecco perché di recente è stato invaso da animali che neanche loro riescono a domare. Ah. Dimmi dove trovare il copricapo. Lo troverai vicino alla capanna della migliore cacciatrice delle figlie, al centro del villaggio. Tornerò quando avrò l'attrezzatura. Grazie, Mistios. Non farti scoprire e, ti prego, evita di fare del male alle figlie di Artemide, se puoi. Vediamo. Se ne va tutto a puttane, come al solito. Già, ma sembra che te ne è molto strano. Deve essere la fattoria. Andiamo. Il figlio sarà lì dentro. La fattoria. Dai. Su, andiamo. Dai. Thank you.
Dai, partiamo adesso. Partiamo adesso. Forza, andiamo. Piano, piano. L'arciere si troverà. Non hai. Forza. Andiamo adesso. Andiamo! Forza! Andiamo, andiamo! Andiamo! Dai! Salverò tuo fratello! Forza!
Sei libero. Torna da tua madre. Su, andiamo.
Forza! Vedo che i tuoi figli sono tornati e i banditi non vi causeranno più problemi. La fattoria è vostra, se la rivolete. Sia lode ad Atena. I miei figli sono sani e salvi. Grazie, Mistios. Via Phobos! Gli stivali saranno in quella grotta. Deve essere la capanna della figlia prediletta. Ecco l'avamposto.
cercherò di non farmi vedere. Forza. Il copricapo è vicino alla capanna centrale.